Stiamo facendo tutte le cure possibili immaginabili per recuperare. Quindi sta a partire di domenica, diciamo che è una corsa contro il tempo, però tutto il reparto sanitario, insomma, si sta adoperando al massimo per mettermi in campo e vediamo. Dai, oggi ancora ho diversi dolori, domani faremo un'ecografia, la bicipite femorale, vediamo un attimo, insomma. Ce la metteremo tutta, come sempre. Sarà un'ottima partita da parte di tutta la parte difensiva, da parte di tutta la squadra. Sapevamo di affrontare un avversario importante, volevamo sicuramente vincere. Abbiamo avuto, secondo me, più fame dell'Ascoli di vincere. Alla fine abbiamo portato a casa 3 punti che erano importanti perché, insomma, per noi lo Zini deve diventare un fortino, deve diventare assolutamente qualcosa che ci trascini verso la vittoria. Quindi, insomma, sarà una vittoria ben fatta e che comunque dà positività all'ambiente anche per un punto di vista particolare, perché anche il primo tempo comunque l'intervento con Padoin è stato molto doloroso. Sinceramente rimanere in campo è stata anche un po' una scelta un po' incosciente perché non stavo bene, ero un po' zoppo, però la voglia era talmente tanta di aiutare i miei compagni, comunque di arrivare fino alla fine, di portare a casa la vittoria, che insomma sono rimasto anche in campo un po' meno matto, però sicuramente l'adrenalina mi ha dato una grossa mano per portare a casa la partita perché non stavo al massimo. Non sapevo che fosse la presenza numero 100, quindi sicuramente un bel traguardo, ne sarei orgoglioso. Quello che provo è sicuramente un profondo senso di responsabilità, dopo 5 anni. Cremonese, come avevo già detto in precedenza, è diventata una seconda pelle, insomma, ha superato la mia casa natale che è Cesena, e quindi sicuramente il senso di responsabilità diventa più alto. D'altro canto, io come ragazzo cerco sempre, insomma, di mettere davanti l'obiettivo comune, che è la Cremonese, non tanto i successi personali, anche se sono un ragazzo ambizioso che vuole migliorarsi in tutto e per tutto. E sicuramente dopo 5 anni questa cosa qui è più amplificata, ma perché sto bene, perché è una proprietà che sposa in pieni progetti miei anche personali, quindi insomma se fosse per me durerebbe ancora, poi sono in scadenza, vediamo.